Risorse per la sanità, ospedali, case della comunità e servizi nei territori di Monza e Lecco. Sono stati tanti i temi portati sul tavolo dell'incontro al Binario 7 di Monza tra l'assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, le istituzioni del territorio, ma anche le direzioni strategiche di ASST, IRCCS San Gerardo e ATS Brianza, presentato ufficialmente dopo le recenti nomine. Miglioreremo quelle che sono le attività dei pronto soccorsi per le problematiche relative appunto all'accoglienza di questo genere di problemi. Ridurremo i tempi di attesa ovviamente per tutti gli esami diagnostici, le visite mediche, specialistiche, tutte quelle che sono i problemi che affliggono i cittadini. Integreremo quindi tutta quella che è la medicina territoriale con quelle che sono appunto le attività che si portano avanti a livello ospedaliero. Un'occasione per presentare anche le prossime iniziative sul territorio. Oggi approviamo la delibera delle regole per il 2024 in giunta. Ci sono 500 azioni in queste delibere delle regole che dettano le modalità e i tempi per attuare tutto quello che abbiamo scritto in questo piano sociosanitario e che i direttori generali che oggi hanno parlato hanno il compito di attuare, di tradurre in pratica. Di Mercate è un ospedale fra i più moderni che ci sono in Europa. Desio sicuramente il pronto soccorso lo amplieremo, lo miglioreremo. Merate è un altro problema dove vi sono state delle grosse difficoltà organizzative e di emorragie di medici. Ho chiesto a Trivelli di preparare proprio un piano di rilancio di Merate. Stiamo già ragionando come fare per portare il pronto soccorso, l'emergenza urgenza del San Gerardo, che sapete è quella che ha un numero di ricoveri il più alto di tutta la Lombardia. Abbiamo tutta la sfida della presa in carico, delle attività di prossimità, l'ospedale di comunità, le case di comunità, la presa in carico delle fragilità, ecco, quindi tutti questi aspetti che sono da sviluppare in un programma ormai importante e pluriennale che metteremo in campo nei prossimi giorni.